Ora c'è la prova, o almeno un robusto studio scientifico che va in quella precisa direzione. Sarebbe stata l'emergenza climatica a innescare la pandemia da Covid-19. Che il diffondersi del SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della malattia, fosse in qualche modo collegato ad un modello fallimentare di sfruttamento dell'ambiente era già un'ipotesi condivisa da scienziati ed economisti. Adesso è più di un sospetto. Spiegano infatti i ricercatori dell'Università di Cambridge che negli ultimi 100 anni l'innalzamento delle temperature globali ha portato ad un'esplosione di specie di pipistrelli nella provincia cinese dello Yunnan. L'area dalla quale, secondo gli studi, si sarebbe originato il SARS-CoV-2, passato probabilmente ai pangolini prima di arrivare agli esseri umani. Nello studio pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment, si specifica che ben 40 specie di pipistrelli si sono trasferite nell'ultimo secolo verso la provincia cinese meridionale dello Yunnan, specie che ospitano circa 100 tipi diversi di coronavirus. Il cambiamento climatico degli ultimi 100 anni ha trasformato quindi questa provincia in un habitat ideale per i pipistrelli, spiega Robert Bayer, zoologo a Cambridge e primo autore di questo studio. Non sarebbe in sé una notizia clamorosa, il riscaldamento globale sta innescando migrazioni in tutto il mondo animale, dagli orsi polari ormai senza ghiaccio ai pesci che inseguono il mutare delle correnti. E tuttavia i pipistrelli hanno una ormai tragica peculiarità, veicolano circa 3.000 tipi diversi di coronavirus, la maggior parte dei quali non si trasmettono agli esseri umani, con qualche eccezione MERS, SARS e ora Covid-19, l'ennesimo motivo che dovrebbe spingere il mondo ad un'azione immediata per fermare o almeno rallentare il riscaldamento globale, altrimenti prepariamoci al peggio.